Sono 164 rispetto ai 122 del giorno precedente i nuovi casi positivi al coronavirus in Campania. E questo è il dato comunicato nella serata di martedì 31 marzo dall'unità di crisi regionale. Complessivamente nel corso della giornata sono stati esaminati 1.566 tamponi, di questi 198 a Ruggi di Salerno, di cui 17 risultati positivi. Il totale dei positivi in Campania sale così a 2.231. A Cava dei Tirreni, in seguito al responso arrivato nel pomeriggio di ieri di un ulteriore tampone risultato positivo, il numero di casi positivi registrati in città giunge a 20. Questo conteggio include sia l'83enne deceduto che il 66enne che invece è stato dichiarato clinicamente guarito. Delle 18 persone attualmente affette da Covid-19, 6 sono ricoverate in ospedale, come ha fatto sapere il sindaco Servalli, e atteso nelle prossime ore l'esito di altri tamponi. Intanto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha reagito in maniera dura alla circolare del Viminale relativa alla possibilità di fare jogging e di passeggiare sotto casa. Si trasmette irresponsabilmente l'idea che l'epidemia è ormai alle nostre spalle, ha dichiarato De Luca. Si rischia per una settimana di rilassamento anticipato di provocare un'impennata del contagio. Ribadisco che in Campania, ha aggiunto il governatore, rimane in vigore l'ordinanza regionale. Quindi è assolutamente vietato uscire a passeggio o andare a fare jogging. E per il rispetto delle misure adottate, proseguono i controlli anche nella città metelliana, come ha spiegato l'assessore alla polizia locale Giovanni Del Vecchio. Proprio in relazione al fatto che magari ci sono dati a livello generale che infondono ottimismo, io ho dato disposizioni al comandante della polizia locale di intensificare in questo momento la rete dei controlli. Quindi noi saremo presenti sul territorio, ma saremo presenti non solo con una campagna di moral suasion in ordine al discorso degli spostamenti non motivati, elevando anche verbali se del caso, ma l'attività sarà estesa anche su un altro fenomeno che purtroppo sta capitando, quello appunto dell'aumento dei prezzi dei beni di prima necessità. L'incubo del coronavirus arriva anche in costiera amalfitana. Nel pomeriggio di ieri, dall'ospedale Ruggi di Salerno è stata comunicata la positività di un cittadino di Maiori. Si tratta di un trentenne operatore sanitario che ha svolto servizio una decina di giorni fa presso una casa di riposo di Santa Anastasia, dove ben 52 anziani sono risultati positivi al Covid-19. L'uomo già era in autoisolamento dal 24 marzo scorso, da quando cioè è stato accertato il primo contagio presso la casa di cura. Ancora oggi non mostra sintomi e sta bene. Ora si dovrà ricostruire la catena dei suoi contatti, mentre è risultato negativo il tampone faringeo effettuato a suo padre con cui viveva prima dell'autoisolamento. La situazione è sotto controllo, ha dichiarato il sindaco di Maiori Antonio Capone. Siamo in stretto contatto con le autorità sanitarie locali. Non ci sono motivi di allarmismo e siamo in grado di ricostruire la rete dei contatti. Dopo Maiori, anche ad Amalfi si registra il primo caso di positività al Covid-19. Si tratta di una cittadina della frazione Tovere. Allora, 2 giorni fa sono stati effettuati 3 tamponi, di cui 2 hanno dato esito negativo ed erano collegati con il caso dell'ambulanziere risultato positivo originario dell'Agro di qualche giorno fa, ed è sicuramente stata una buona notizia. Mentre abbiamo un primo caso di positività che non è collegato con il territorio, ma ad un possibile contagio contratto più di 20 giorni fa. Ho parlato con questa persona a lungo, ieri insieme alle forze dell'ordine, nella ricostruzione dei contatti. La persona sta in ottime condizioni, l'impressione è che abbia già superato la fase sintomatica, almeno per quello che ci ha raccontato. L'analisi epidemiologica è una mappatura ufficiale che effettua l'ASL, ma noi, nelle more di ricevere questo riscontro, abbiamo ritenuto di anticipare questo lavoro e comunque di contattare le persone, per fortuna veramente poche, che hanno avuto contatti con questa persona e con l'unico familiare che è uscito di casa. Si tratta veramente di contatti minimi, potrei dire prossimi allo zero, per cui chiaramente mi auguro che non ci siano ulteriori riflessi sulla popolazione locale. E, insomma, il dato positivo è che la signora sta molto bene e che insomma,
ieri è stata molto lucida e molto serena nel ricostruire la sua esperienza. Lei è tornata da una vacanza il 9 marzo e probabilmente quella è stata l'origine del contagio. A Vietri sul Mare, invece, come annunciato dal sindaco Giovanni De Simone, è salito al 9 il numero dei contagiati da Covid-19. La persona era già sotto controllo in una struttura sanitaria. La quarantena non terminerà prima di metà aprile. Restare a casa è per tutti un grande sacrificio. Vale la pena però farlo fino a quando sarà necessario, perché bisogna a tutti i costi limitare il rischio che il contagio da Covid-19 possa prendere piede. Ieri si è spenta una signora residente ad Oiara che non ce l'ha fatta a superare l'infezione. In città non ci sono veri e propri focolai, per questo è ancora più importante limitare al massimo i contatti sociali, la frequentazione di ambienti in cui si possano creare assembramenti, perché così si batte il coronavirus. I dati nazionali degli ultimi giorni indicano proprio questo: le misure di distanziamento sociale stanno dando dei risultati, ma non è ancora il momento di abbassare la guardia. Anzi, ieri il Viminale ha dato il via libera alle passeggiate genitori e figli minori nei pressi della propria abitazione, ma in campagna il governatore De Luca ha confermato il divieto in tal senso. Dall'inizio della settimana anche a Salerno si registra un aumento del numero di persone impegnate in commissioni presso sportelli bancari e postali. Erano in pagamento le pensioni, ma anche in fila presso supermercati e farmacie, che sono i luoghi maggiormente presi d'assalto. La spesa e l'acquisto di medicinali sono necessità primarie, ma anche queste possono essere soddisfatte con tempi e modi appropriati. Questa mattina abbiamo fatto un giro per la città. Meno gente al centro, anche se sono stati segnalati momenti di tensione nei pressi di una banca, di più invece nella zona orientale, specie in prossimità dei punti sensibili, farmacie e negozi alimentari. Ridurre le occasioni in cui si deve stare in fila è una sorta di autodifesa personale che diventa anche un modo per tutelare la salute degli altri. Per battere il coronavirus non si può solo affidarsi ai medici ed ai ricercatori che stanno studiando il vaccino, ma occorre innanzitutto buonsenso. Novità intanto per il servizio di raccolta dei rifiuti a domicilio per le famiglie in quarantena, ormai una cinquantina a Salerno. Essendo aumentato in città il numero degli utenti positivi al coronavirus e o sottoposti a quarantena obbligatoria, infatti, Salerno Pulita ha deciso di potenziare il servizio di raccolta domiciliare. La squadra di operatori addetti al servizio opererà 4 giorni a settimana, oltre al mercoledì e al sabato, anche il lunedì e il giovedì. Ciascun utente, però, potrà consegnare i rifiuti solo 2 giorni a settimana e saranno gli addetti di Salerno Pulita a comunicarglieli. A Cava di Tirreni si lavora per distribuire in maniera rapida ed efficiente le risorse stanziate dal governo per le famiglie che in questo periodo d'emergenza versano in condizioni di difficoltà economica. Sul sito istituzionale del comune, www.cittadicava.it, è stata pubblicata la domanda per negozianti e farmacie che vogliono essere inseriti nell'elenco delle attività, per aderire c'è tempo fino alle 12 del 6 aprile, che accettano i buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari di necessità e farmaci che saranno erogati alle famiglie. La nostra aspirazione, diciamo così, è di essere quanto più rapidi è possibile, nel senso che questi sono soldi che noi vogliamo dare ai cittadini che ne hanno bisogno, che devono andare a fare la spesa, però ovviamente le risorse sono definite, la quantità di richieste è molto alta, quindi noi abbiamo bisogno necessariamente, sia per individuare i negozi che vogliono aderire all'iniziativa e quindi per i negozi convenzionati, sia per individuare la platea delle persone che hanno il giusto diritto al contributo e per evitare che ci possa essere qualche furbetto che non ha diritto ma si infila, dobbiamo necessariamente attivare delle procedure. Il sindaco Servalli ha illustrato la procedura che i cittadini devono seguire per richiedere i buoni utili per la spesa. Il centro del provvedimento della Protezione Civile Nazionale è fondato su una autodichiarazione del cittadino. Cioè c'è un grande atto di fiducia che si fa nei confronti del cittadino, e noi abbiamo pubblicato anche il modello di autodichiarazione che deve fare il cittadino, con allegata la carta d'identità, e il cittadino fa la richiesta. Questa richiesta viene valutata e viene riconosciuto questo,
questo blocchettino, sì, dal valore di 5-10 euro che si stanno anche questo stampando e realizzando, in modo da andare nel negozio convenzionato da il buono, tipo buono pasto, buono mensa, eccetera, e fa la spesa e compra quelli che sono i beni primari per la famiglia. Quindi autodichiarazione inviata alla mail del comune, che è stata messa a disposizione. Cerchiamo di evitare persone che vanno andando avanti e indietro ai servizi sociali, quindi vorremmo attivare un meccanismo rapido. Oggi una mail è nella disponibilità di tutti. Se proprio non ci dovesse essere la disponibilità di fare un'email al comune, si viene all'ufficio protocollo, okay, ma come dato assolutamente marginale, se no ci cominciamo a fare le file al protocollo e dobbiamo togliere tutto da mezzo.